Buonasera, torna l'appuntamento con A Bordo Campo e come ogni anno con questa trasmissione andremo ad approfondire i vari temi dello sport delle isole di Ischia e Procida. Come sempre ospiti importanti al nostro parterre, ospiti che vado a presentare. Inizio da mister Daniele Serappo, grazie per essere con noi, Daniele. Poi passo a Gerardo Matera, una new entry con la sua squadra Mondo Sport, partecipa al campionato di promozione. Abbiamo il piacere di averlo qui per parlare appunto dettagliatamente sia della squadra Mondo Sport che del campionato di promozione. Grazie Gerardo. E poi Simone Vicidomini, un altro volto ben noto a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo velocemente parlando con Daniele Serappo. Sei da poco stato ad una riunione in qualità di consigliere dell'AIAC per un importante incontro per gli allenatori di categoria, per gli allenatori della Nazione Italia, in effetti, di tutta la nostra penisola. Un incontro che ha portato anche risultati importanti per quanto riguarda Ischia, perché ci sono delle buone notizie per le squadre che sono ubicate dove c'è stato il terremoto. A te la parola, Daniele. Venerdì scorso c'è stato a Roma il consiglio direttivo dell'AIAC, c'è stata una seduta plenaria insieme ai presidenti dell'associazione allenatori di tutta Italia. Successivamente a questa riunione congiunta si è svolta la riunione del consiglio direttivo. All'interno di questa riunione io ho fatto una richiesta ai colleghi, al consiglio di presidenza, perché ci possa essere un cenno anche alle scuole calcio che hanno operato e operano tuttora sull'Acquamino e su Casamicciola per quello che hanno subito anche il territorio dopo il terremoto, per il Il mondo terremoto. sport fa parte delle scuole calcio o delle squadre No, no, dilettanti? no, io parlavo delle scuole calcio che operavano, quindi io mi sono riferito al mondo sport, alla Real Casamicciola e all'Enaria Lacco. In realtà ho chiesto un piccolo cenno, qualcosa di comunque tangibile. E si è stabilito di donare come associazione allenatori una confezione di palloni da 20 palloni a ciascuna di queste tre scuole calcio. Appena avrò la possibilità personalmente le riporterò, le prenderò a Coverciano e le porterò giù. Ripeto, l'associazione allenatori è sicuramente componente della federazione, ma non può sostituirsi alla federazione. Giustamente istituzionalmente non è quella che può ridare le case. Però i bambini hanno il diritto di continuare a giocare, è un cenno simbolico e c'è stata assolutamente unanimità da questo punto di vista in questo gesto. Altre novità, a parte i paletti abbastanza rigidi per gli allenatori per quanto riguarda i settori giovanili, che sono dei paletti rigidi che ci sono da sempre, anche se non vengono rispettati E mai. adesso la cosa appare perché è un accordo che il presidente Olivieri ha raggiunto con il presidente Tavecchio perché si possa giustamente garantire man mano progressivamente ai bambini di poter avere certezza di essere seguiti da un istruttore almeno abilitato. Chiaramente un'opera ancora lunga anche perché diciamo così, numericamente, in maniera molto semplice, numericamente comunque non ci sono ancora un numero di matricole tale da soddisfare quelle che sono le squadre che vanno a operare sul territorio. A Ed Ischia ecco, però ci sarebbero. a Ischia ci sono i numeri, poi dopo, a seconda delle squadre, alla tipologia di squadra, adesso la differenza è che se tu non hai nella Nell'organigramma. modulistica, non metti quando vai a inserire nel terminale l'allenatore abilitato, la squadra non si può iscrivere. Ma a Questo è per i Ischia campionati, diciamo, parliamo giovanissimi e già allievi. Regionali. regionali, per i provinciali Una c'è deroga. una deroga ancora, ma credo che qualunque scuola calcio avrà poi piacere di poter avere una persona almeno Qualificata. abilitata. Poi è chiaro che bisognerà lavorare perché la persona abilitata dimostri la competenza specifica nel contesto in cui va a operare. Possiamo dire abilitata che dimostri di essere qualificata. Io faccio una differenza tra l'essere abilitato ed essere abile, che è un gioco di parole un po' più, perché la qualifica è ancora un'altra cosa, ci sono comunque dei prospetti che hanno qualifica, anche se qualificati e non abilitati,
potrebbero non essere comunque abili. Insomma, Vabbè, queste sono sottigliezze, sottigliezze, però insomma. tra poco torniamo da te. Simone, partono i campionati, partono tante squadre, però mi sembra che il livello delle squadre di Solano quest'anno sia un po' più basso rispetto all'anno scorso. Un giudizio generale, poi dopo entreremo nel particolare. Secondo me la prima cosa che dobbiamo considerare è il budget molto ridotto, Enrico, perché quest'anno è vero, si sono costruite squadre, la maggior parte fatta da ragazzi. Basti pensare che il Barano Billone nella partita vinta col Piemonte aveva classe 99 e 2000 in panchina. Infatti ha fatto un cambio e questo vuol dire che ha poca fiducia dei suoi rincalzi rispetto agli 11 titolari. Al di Beh, è là che anche vero che Billone cambia poco, eh. sì, cambia poco, però gli 11 sono quelli, è vero che mancavano Ferrari e Accurso tra gli indisponibili, però il Barano, se vogliamo parlare proprio del Barano, è una rosa molto No, ridotta. dopo parliamo nel Il fuori, particolare. ti Secondo posso, sì. te, guardando il panorama delle squadre isolane, rispetto all'anno scorso, abbiamo Ma è squadre un che campanello d'allarme che a avranno. me preoccupa perché quest'anno, devo dire la verità, sono campionati un po' particolari, anche perché nella zona alta della classifica è livellato quest'anno, quindi non ci sono le cosiddette fughe, delle capoliste. E se andiamo a guardare la classifica, basti pensare che comunque l'unica squadra è il Casoria a 10 punti, il resto sono tutte quante lì. La Marignanese ha battuto il Savoia, che comunque è una corazzata per dirti un risultato di qualche giornata fa. Il Forio preoccupa perché ancora 0 punti, 0 gol all'attivo, 2 calci di rigore sbagliati. In promozione è un po' In la stessa cosa. promozione dispiace perché il Casamicciola, ho perso anche il conto. In effetti non è riuscito ancora a fare punti e il Sì, Procida sta soffrendo per racimolare qualche sono tutti punticino. progetti comunque fatti la maggior parte da giovani ragazzi, soprattutto a Procida, che la maggior parte sono tutti procidani dopo tanti anni. Casamicciola comunque fatica, è vero che le prestazioni non sono un granché, però c'è da considerare che è una squadra costruita forse un pochino in ritardo. I ragazzi sono anche del posto, c'è tanto da lavorare, però a me preoccupa quest'anno, ma ci sarà veramente da lottare per la salvezza. Beh, sto facendo un primo giro di domande proprio di presentazione. Gerardo, a te la domanda che va fatta questo campionato di promozione. Lo volevi? L'hai avuto? Oggi col senno di poi è stato un passo un po' azzardato? Ma io sono contento che tanti ragazzi giovanissimi hanno la possibilità di confrontarsi in un campionato importante come quello della promozione. Noi tipo ieri abbiamo giocato nel secondo tempo con 9 undicesimi under, tutti ragazzi 2000, 2001 e 99, quindi c'erano soltanto 2 over in campo, quindi sono contento. Al di là dei risultati che al momento non ci sono, però sono contento perché tanti ragazzi possono esprimersi e mettersi in mostra in un campionato importante. La domanda che ti voglio fare è che mi è stata anche un po' chiesta un po' dalla piazza, ma c'era un accordo con i tifosi dell'Ischia per fare una squadra insieme, per fare un gruppo che potesse giocare ad Ischia ed avere anche il supporto dei tifosi? C'era un'intesa o non c'era? Un'intesa c'era pure, però dopo sono cambiate delle cose in corso d'opera. Nel momento in cui ho espresso la mia idea di calcio, perché stiamo parlando sempre di calcio, no, Giovanile. di calcio dilettantistico, quindi nel momento in cui ho espresso la mia idea, sono stato, in poche parole, si è interrotto il rapporto tra le parti, però anzi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i tifosi dell'Ischia per questa nuova creatura che hanno creato, perché giustamente una piazza come Ischia non può non avere una squadra di calcio, quindi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti coloro i quali hanno creato questo progetto e lo porteranno sicuramente avanti con ottimi risultati. Stai giocando ad Ischia, a Rispoli, stiamo vedendo delle immagini. Spieghiamo un attimo i motivi. Stiamo giocando a Rispoli perché il campo di Casamicciola non è idoneo per questo campionato e quindi noi abbiamo chiesto ospitalità al comune di Ischia e questa ospitalità ci è stata data. Quindi le nostre gare casalinghe saranno disputate allo stadio Vincenzo Rispoli.
C'è l'opportunità di andare anche in un altro stadio nel caso il Rispoli dovesse risultare troppo affollato? Io ho provato a chiedere, però al momento non ho avuto nessun tipo di Risposte positive. risposte, quindi ci stiamo allenando a Casamicciola, al campo Monti di Meglio, però al momento il campo per le gare è comunicato pure in federazione, il campo Rispoli, lo stadio Rispoli. Ok, tra pochissimo parleremo di campionati di eccellenza, di promozione. Volevo tornare con Daniele Serappo al lavoro dell'Associazione Allenatori. Bella l'iniziativa fatta a Ischia circa un mese fa con Mister D'Arrigo, un clinic, stiamo vedendo le immagini, tante le adesioni, tante le persone presenti, è certamente un contributo importante dato a chi vuole fare calcio. Sì, è stata sicuramente un'iniziativa interessante. L'abbiamo cercata, l'abbiamo voluta e soprattutto c'è stato un grande riscontro da parte di molti colleghi. Averne 78 che hanno partecipato, addirittura in 79 hanno dato una mano con un questionario molto interessante che ci ha dato dei risultati molto interessanti proprio per il prosieguo del lavoro. Credo che sia un buon punto di partenza. Vedere tanti colleghi che si sono messi in discussione, sono venuti, hanno ascoltato, si sono parlati, si sono confrontati, rappresenta sicuramente un investimento per il futuro, anche per chi deve portare un bambino a sapere a Ischia che le scuole calcio di Ischia hanno comunque del personale tecnico che ha piacere di guardare oltre. Credo che sia molto, molto importante. Speriamo di poter garantire altre di questi tipi di iniziative. Tra l'altro, Mister Citarelli, Mister Potenza, faccio dei nomi di persone che vengono fuori dall'isola, hanno colto l'occasione per essere presenti, per carpire qualcosa di Sì, è vero, importante. ma ci stava anche l'allenatore della Berretti della Paganese, che attualmente è primo in classifica. Si è parlato anche del collega Mingucci, che comunque dell'Ajax nazionale che veniva da Modena. Tutti i professionisti, tra l'altro, tutti allenatori UEFA che comunque ci hanno raggiunto a Ischia per prendere parte all'iniziativa. Ma detto che tu hai trovato pure un bel riscontro, non solo da parte degli allenatori, di coloro che sono tesserati, ma anche da parte di coloro che avevano le strutture e sono stati ben disponibili a metterti. Assolutamente, va detto, abbiamo avuto, beh, non dimentichiamo che oggi ne parliamo, ma dovremmo avere memoria del fatto che solo 2 settimane prima la manifestazione c'era stata la scossa di terremoto. E quindi è stato importante, la sala che era destinata all'iniziativa era quella del Comune di Lacquameno, che si è messa a disposizione fino all'ultimo minuto, ma giustamente pensare di allontanare le persone della Protezione Civile, qui insomma poi dopo il Presidente Basentini altrettanto è stato eccezionale, ci ha messo a disposizione una sala importante, abbiamo avuto dei proiettori importanti che ci sono stati dati dal Comune per l'iniziativa. Che non ha ovviamente nemmeno lesinato sul campo sportivo, l'utilizzo di spogliatoi, eccetera. Quindi è stata una cosa d'insieme che ha permesso a tutti di vivere una bella giornata. C'è stato addirittura un collega che ha trovato panchina durante l'incontro e ci ha fatto anche questo molto piacere. Poi sono stati, e non lo dimentichiamo nemmeno, messi da parte dei soldi per le attività dell'AIA Conlus e soprattutto, una cosa a cui tutti noi tenevamo, sono stati messi da parte quasi 500 euro. E per eventuali situazioni di indigenza di qualche collega, per quello che può riguardare delle visite mediche o delle spese sanitarie per loro o per parenti di primo grado. Questo è stato molto bello perché, tra l'altro, noi allenatori viviamo sempre in un contesto in cui si predica l'importanza del gruppo, l'importanza dello spogliatoio, sarebbe stato, ed è comunque clamoroso, che gli allenatori, che si dice siano uomini soli al comando, poi in un certo momento non sappiano anche loro fare squadra. Battuta finale, a me il messaggio che è piaciuto di più di D'Arrigo, allenate facendo divertire i vostri atleti, perché questo secondo me è la cosa più bella, è dove ci si può creare veramente quell'empatia tra l'allenatore e il giocatore. In passato probabilmente c'era un argine ben più alto. È una grande verità quella che ha detto Francesco, è un lavoro su cui si sta focalizzando molto l'intero impegno della scuola allenatori, già, a partire da quello chiaramente che è l'input di Coverciano. Noi abbiamo bisogno di ragazzi che abbiano piacere di venire al campo per giocare a calcio, quindi di estrinsecare tutta la creatività che è legata al gioco del calcio.
è fondamentale, è un passaggio che già in altre scuole calcio europee è stato fatto e quindi sarebbe clamoroso che noi italiani ci fermassimo al nostro pensare di essere italiani e su questo basare la nostra superiorità. Ok, grazie, spazio alla pubblicità e torniamo tra poco per approfondire i temi dei campionati di eccellenza, promozione con una piccola vetrina anche alla prima categoria. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione. Poche vendite. Ma non conosci SincroPiù? SincroPiù. Sì, SincroPiù, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con SincroPiù il tuo sito vende di più. Vai subito su www.sincropiù.it. L'eccellente, il vero coniglio ischitano. Per le razze selezionate. Per l'ambiente dove viene allevato. Per il cibo con cui viene alimentato, per il rispetto della tradizione. Per questo, l'eccellente è il vero coniglio ischitano. Lo trovi solo presso i punti vendita selezionati. Sul continente, distributore ufficiale Marpol. L'eccellente, perché accontentarsi di meno? Vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile, senza rinunciare alla qualità. Ce l'ho! Dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco. E anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa. Certo! E sempre aperto tutti i giorni. Naturalmente! Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13:30. Finalmente a Ischia il supermercato che non c'era. Adesso c'è! Se bon, selezione bontà, tutti i giorni. La ditta La Raspata porta nel tuo locale le brioche Alemagna per una colazione di qualità e tante grandi offerte. Cogli la nostra promozione speciale. Con l'acquisto di 3 cartoni di prodotti Alemagna riceverai in omaggio un cartone a scelta tra croissant plus crema o croissant plus albicocca. Promozione valida fino a disponibilità dell'omaggio. La colazione di qualità e le grandi offerte sono firmate La Raspata. La Raspata, gli specialisti del buono, sempre al tuo fianco. ABC Cartoleria. Grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley 7 ed Invicta. ABC. Prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica. ABC. Scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro. Vienici a trovare. Siamo in via Iasolino, ad Ischia Porto. ABC Cartoleria. La scuola da noi costa meno. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. Basta aspettarla da Napoli. La vera mozzarella di bufala adesso la produciamo a Ischia. Core e latte. A Barano, in via Vincenzo Di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi, tutte le prelibatezze del latte con la qualità che sposa la freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. Torniamo in studio, tra poco eccellenza, però una domanda al presidente Gerardo Mattera va fatta. Allenatore Gagliotti, che tipo di situazione c'è oggi? Il rapporto si è chiuso, si è interrotto del tutto?
ringrazio mister Gagliotti, il quale è stato, ha fatto tanti sacrifici per noi, è stato sempre vicino alla squadra, ha cercato di coinvolgere gli atleti, però purtroppo tanti ragazzi, anche visto gli ultimi avvenimenti drammatici, tanti ragazzi hanno perso case, hanno perso lavoro, quindi tanti di questi ragazzi che tra l'altro fanno lo sport proprio per divertimento non riescono a seguire, non possono prendersi degli impegni fissi per tutta la durata della settimana, quindi il mister ha cercato di fare il possibile, però purtroppo non si è dimesso, possiamo dirlo? Sì. Oppure in un rapporto consensuale? No, un rapporto si è dimesso, consensuale, diciamo, alla fine non seguirà più il gruppo. Chi è l'allenatore che segue al momento e seguirà ancora? Al momento sono giovani del settore giovanile, vedremo nelle prossime ore se affideremo a loro l'incarico oppure troveremo qualcun altro, quindi stiamo valutando un attimino questa cosa. Parliamo di eccellenza adesso, però un messaggio giusto per dirlo, l'idea qual è? Di continuare divertendosi oppure cercare anche una salvezza sul campo facendo qualche impegno, impegnandosi anche? Ma noi cerchiamo sempre di impegnarci, puntiamo sui nostri giovani, abbiamo tanti giovani di qualità, tanti giovani che giocano in promozione, potrebbero tranquillamente giocare in categorie superiori, in eccellenza e perché no anche in Serie D, abbiamo ragazzi 2001 che fanno la differenza in questo campionato nonostante giochino sotto età, e tanti 99, 2000 che sono davvero potrebbero giocare in altre categorie. Quindi il nostro intento è quello di valorizzare i nostri giovani e perché no, sperando di avere anche dei risultati migliori. Vabbè, certamente un risultato positivo aiuta anche la valorizzazione del giovane, perché senza il risultato poi dopo la prestazione svanisce quasi nel nulla. Certamente. Chiedo alla regia di passare a risultati e classifiche del campionato di eccellenza. Ecco la quarta giornata, Barano-Pimonte 2-1, Giugliano-Sessana 0-0, Frattesia-Fragolese 2-2, Casoria-Marignanese 2-0, Puteolana-Realforio 1-0, Savoia Virtus Volla 3-2, San Giorgio Maddalonese 0-0, Monte di Procida batte Mondragone 1-0. La classifica in testa è il Casoria, 10 punti, Savoia 9, poi San Giorgio, Giugliano, Frattesia, Fragolese 8, Mondragone 7. In coda troviamo il Real Forio con 0 punti e il Barano a 4 punti, sta cercando di risalire. Subito la parola all'esperto Simone. Un campionato che si è già delineato. L'anno scorso noi pensavamo in questo campionato di poter avere 4 isolane, ne abbiamo 2. La nuova Ischia si è dileguata durante il periodo estivo, era addirittura salita in eccellenza per poi scomparire. Poi abbiamo perso anche il Procida per problemi economici. Ma come dicevo prima, è un bel campanello d'allarme, se vogliamo dire, perché è vero che il Forio dopo 4 giornate 0 punti, è vero che ha incontrato squadre come Savoia, Fragolese, ha perso immeritatamente a Pozzuoli contro la Puteolana per un autogol, che però sono episodi, il calcio è anche questo, ha sbagliato 2 rigori che secondo me poteva benissimamente realizzare. Il Barano, è vero, la vittoria l'ha fatta, però arriva a 4 punti, sono tutte lì, fortunatamente, quindi si è unito a quel gruppo delle squadre che lottano per la salvezza. Il Forio deve incominciare a cambiare immediatamente marcia, perché non può rimanere ancora a 0 punti, perché altrimenti le squadre incominciano a scappare via e è veramente difficile risalire la china da lì. Ti posso dire che per quello che ho visto finora in 4 giornate, le squadre che ho visto sull'isola, non è che mi hanno impressionato più di tanto. Il Casoria, è vero, è lì, però non mi ha dato l'impressione di esprimere un buon calcio. Il Savoia, forse la Fragolese, però veramente ancora lontano, perché lì la situazione non è delle migliori, perché c'è uno spogliatoio un po' spaccato, l'allenatore è in bilico, la piazza protesta. Adesso nella partita che hanno pareggiato con la Frattesia sono successe
degli episodi un po' che, se vogliamo dire, è meglio evitare nel calcio. Si sono beccati un po' le due tifoserie, è uscito un comunicato che la Fragolese è d'accordo con la Frattesi, non c'entrano niente. Sono situazioni ancora in fase di stallo, però Vabbè, sono piazze in effetti che sono calde, sono mirano a calde, vincere i sono state. campionati, non arrivano i risultati e la pendola in Lo stesso effetti Giuliano, bolle. che è l'ex Sibilla Bacoli, che è lì, il San Giorgio altrettanto. Sono tutte squadre che secondo me è ancora presto per dire, per fare un punto chiaro, per dire chi è veramente la protagonista. Certo, il Casore ha 10 punti, ha fatto 3 vittorie, un pareggio, e per lo più, se lo vuoi sapere, vinceva 2-0 in casa della Fragolese, è stato rimontato all'ultimo. Sì, ha fatto. Quindi forse è l'unica che veramente incomincia un po' a volare, se vogliamo dire, però le altre sono tutte lì in fase di stallo. Il Forio, ripeto, ha incontrato finora tutte squadre, se vogliamo dire, di alta classifica, però adesso incomincerò a incontrare le squadre di bassa Beh, classifica. sperando che l'ambiente resti ben compatto. Volevo chiedere a Daniele Serafo, allora, ogni anno il campionato di eccellenza riparte, però sembra quasi che si stia giocando in un altro pianeta, perché scompaiono squadre, ne tornano altre, vengono ripescate alcune squadre. Faccio un esempio, il Real Albanova dell'amico Potenza doveva fare un progetto a lunga scadenza, poi alla fine si è dileguata nel nulla proprio. Anche i dirotti di Giuliano non Sì. esistevano e hanno ridato animo ad una Io non piazza so che il Casalnuovo che sostanzialmente. fine abbia fatto, tra l'altro. Sì, Casalnuovo l'anno scorso con Sanchez. Ma E con sono Citarelli questi, pure. sì, con Citarelli. Ma sono le peculiarità di questi campionati dilettantistici alla fine. È una proprio, potrei dire proprio così, un marchio di fabbrica È un marchio di sostanzialmente. fabbrica, però i soldi circolano perché squadre che investono anche tanti soldi e poi dopo alla fine tutto scompare No, ci per sono delle persone che in realtà cambiano come il gioco delle tre carte. Pozzuoli, Franco era a Gragnano in Serie D, ancora un anno prima in Eccellenza, sempre col Gragnano, quindi più o meno sono sempre loro che si muovono Che a poi va macchia di ricordato che leopardo. Franco della Puteolana è il Franco che ha acquisito il titolo del Del Procida, che era già Procida. stato acquisito dalla nuova Ischia, in effetti. È passato nell'arco di una settimana questo titolo tra più mani. Sì, è così. Quello che praticamente è più solido e certo è che poi in questi anni, alla fine, possiamo dire che di sicuro sono la maggior parte dei giocatori di qualità, anche loro passano, ma almeno loro rimangono, il cognome non lo cambiano. Poi il resto è da andare a vedere, Secondo te si riesce a fare, di solito si dice alcune piazze puntano in alto. Il San Giorgio tra le piazze importanti era quella che si è consolidata anche con un playoff eccezionale, solamente nell'ultimo appuntamento è venuto meno. Però c'è ancora la Fragolese, compare adesso il Giugliano, c'è ancora il Savoia, se compare il vogliamo Casoli. parlare di piazze e di pedigree, sicuramente al di là della matricola con la quale si gioca, il Savoia ha un'altra storia. Sicuramente possiamo dire che la Sono 3 anni Fragolese, che lo diciamo. no, il Savoia ha un'altra storia, Sì, è a vero. prescindere di quello che può essere il saliscendi. La Fragolese ha dato tanto negli anni scorsi, lo stesso Monti ha scritto pagine importanti a Giuliano, il Sì, è resto vero. sono comunque compagini che in un modo o nell'altro possono essere, tra virgolette, senza chiaramente augurarlo, più o meno di passaggio. Poi la possibilità e la capacità che hanno di affermarsi in funzione anche della piazza che rappresentano passa sempre per il giudizio del campo. Ma anche detto che la Puteolana, è vero che negli ultimi anni non hanno mai avuto una squadra di grido, però in un passato un po' più lontano anche la Puteolana ha fatto parlare di sé. Sì, anche questo è vero, abbiamo avuto anche dei ragazzi di Ischia che ci hanno giocato, proprio Isidoro, tra l'altro Isidoro Di Meglio è stato anche a Pozzuoli. Prima i vari Migliaccio, Franco Addirittura il Pagliazzo ha Impagliazzo, avuto un passato. Cortese. Sicuramente, però ripeto, a mio modo di vedere il Savoia su tutto sicuramente meriterebbe un altro palcoscenico, anche per il calore, per lo stadio che hanno. È un po' quello che rappresenta purtroppo per l'isola l'Ischia, cioè una società comunque importante con uno stadio che potrebbe tranquillamente fare la Lega Pro, che è alla ricerca non solo dei risultati per poter arrivarci, ma anche di una stabilità economica che gli garantisca di poter Anche di competere. una società. Adesso è Ah, sì. cambiata per l'ennesima volta, sperando che possa essere quella giusta. Chiedo alla regia di farci vedere adesso le immagini della partita del Barano, un Barano che vince, fa la prima vittoria,
ma soffre anche tanto. È cominciata Barano Pimonte, supera il suo diretto marcatore e va a puntare ancora il numero 6, entra in area Arcamone, il tiro, la parata dalla bandierina Arcamone, parte il cross, messo fuori, parte il suo cross, colpisce l'incrocio dei pali, controffensiva del Barano. Occhio a Rizzo, il numero 10, entra in area Rizzo. Rizzo va sul fondo, il cross per Arcamone e c'è il gol di Arcamone. Anzi, è Capone, scusate, il gol di Capone. Ha segnato Capone, il 2000, che va direttamente in porta. Palla alla destra di Martucci. E di Costanzo qui, bravissimo a svettare bene. La palla trova Arcamone che viene steso. Anzi, è lui a commettere fallo. Numero, salta il numero 3 del Piemonte, serve Rizzo. Rizzo, la conclusione, converge al centro, Ascione. Fermato da Monti, ma occhio a Panariello che riesce a calciare. Grandissima la parata di Martucci. Ascione controlla e salta all'uomo. Poi Pelagione. Può calciare qui Pelagione. Il tiro e ancora Martucci. Ma ancora Barano qui, chicco Arcamone. Per Angelo, ancora chicco Arcamone, il sinistro, e qui Cirillo mette in angolo col mancino. Va lui, direttamente in porta e trova un gol incredibile. Raffaele Cuomo trova un gol incredibile da calcio d'angolo col mancino, la mette all'incrocio del secondo palo. Va Pelagione, direttamente in porta, Martucci devia bene qui. È ricominciata il Barano, gioca bene qui, palla per Cuomo che calcia direttamente in porta. Occhio qui a Cortiglia, la conclusione è quello che fa Rizzo, parte, palla altissima, Vitano, poi Di Massa, serve Di Costanzo, il cross al centro, è buono, Arcamone, il miracolo qui di Cirillo, poi ci prova Cuomo, altra parata splendida di Cirillo, vato splendidamente da Di Costanzo, ma occhio qui, Arcamone, chicco, recupera la palla, poi Rizzo in aria, viene messo giù, si rialza, Rizzo può calciare, il tiro deviato, Arcamone viene anticipato all'ultimo istante sul pallone, anche Monti, è proprio Monti che parte, il tiro! Va a Cuomo sul primo palo, troppo bassa, poi prova proprio Cuomo, occhio all'iniziativa del 9, serve Panariello, ancora Ascione qui a spazio per provare la conclusione, il tiro e il gol del 2-1 ha segnato Ascione, il cross al centro, il colpo di testa di partenza. Deve far fallo qui Capone, non riesce a fermare Ascione. Lo fa adesso su Redinni, secondo giallo. Ingenuità questa di Capone. Ed ecco che arriva il fischio finale, il Barano soffre nel finale, ma vince 2-1. Torniamo in studio, abbiamo visto le immagini, al campo c'erano sia mister Serappo che Simone Vicinomi. Allora, Daniele, che partita hai visto? Una partita di buona qualità, tatticamente le squadre di Bilone Monti sono sempre molto attente, brave a coprire il campo. Che impressione hai avuto? Credo che il Barano abbia realmente molto in meno rispetto all'anno scorso in qualità generale, globale, un po' in tutti i reparti. Non è stata una gran bella partita. Personalmente salverei sicuramente i 3 punti che in questo momento sono assolutamente importanti per una squadra che ha la consapevolezza di dover lottare e lavorare molto per quello che riguarda il contesto salvezza. Simone, tra i giocatori che ti sono piaciuti penso che Martucci meriti un cenno importante. Sì, io penso che se il Barano porta a casa punti importanti è grazie a Martucci, perché veramente nel primo tempo ha salvato più volte il risultato, soprattutto in 2 occasioni molto nitide, che veramente ha fatto delle parate miracolose, se vogliamo dire. E poi se
se vuoi, cioè, ti posso aggiungere che il Barano ha perso tanto, come diceva il mister, però forse ha aggiustato qualcosa nel reparto difensivo, però anche lì pecca ancora di alcune cose, però ha preso Chiarello, Di Costanzo e Righello, cioè ha preso la difesa dell'ex Nois, che se vogliamo Però era dire. una squadra che giocava in promozione, Sì, è una squadra che gioca in promozione, però centrocampo e attacco per me, non dico che è zero, però è veramente al di sotto perché certo ha perso un giocatore come Maruso Iuzzo, altrettanto Cristian esposto. Esposito che ha giocato in Coppa. Ha fatto una presenza che forse è andato in emergenza, il mister l'ha chiamato, non so, però ha perso Biondi, se mi ricordo, al centrocampo che aveva preso, che forse era l'unico giocatore che dettava cosiddetto un po' di legge al centrocampo, metteva qualche Ai pallone, tempi. sì, metteva qualche pallone filtrante per Arcamone, però il Barano, ti ripeto, basta guardare la panchina, ha tutti 2099, se ricordo bene, quindi In effetti la panchina del Varano era quasi un prefisso internazionale, Sì, per noi 0098, 0090, esatto, sì. 0098, così era la distinta Non vogliamo dire che è del. oggetto misterioso, però l'unico calciatore che se andavamo a leggere in distinta che è conosciuto era Filosa come esterno di campo, Sempre come un giocatore che ha fatto la promozione. La promozione, stessa cosa va esatto. detta di Cuomo, secondo me è un giocatore di qualità, però l'anno scorso il Barano preferì farlo giocare in promozione e non confermarlo, in effetti. Sì, è vero, E poi, Raffaele. tra l'altro, va detto che manca Savio, ma manca soprattutto, secondo me, un giocatore come Farina, che in campo si sente perché fa la fascia, può anche non avere una qualità eccezionale, ma a volte la qualità viene meno anche per il grande lavoro atletico e fisico che svolge questo ex ragazzo che oggi non c'è più in questa squadra. Billone, più volte noi quando l'abbiamo intervistato il venerdì, domanda di conclusione, e abbiamo domandato a mister, ma lei è in cerca di qualcosa sul mercato? Io ho bisogno di un under alto, diciamo sopra la fascia come mi dà. Però sappiamo tutti che gli under di qualità costano, non te li regalano. Se tu ricordi c'era un giocatore che ne Ora c'è Di parlavamo. Massa 98 che under, eh. E abbiamo chiesto anche questo, però potrebbe essere lui, però la prestazione che ha dato Di Massa è vero, deve crescere perché alla sua prima partita è esordito, è arrivato subito, però di là molto, devo dire, sottotono è stata la prestazione, infatti è stato cambiato all'inizio del secondo tempo, se vogliamo dire, quindi non è entrato mai in partita, non ha mai influito più di tanto sopra la fascia, non si è mai, sbagliava sempre le posizioni. Purtroppo il budget è ridotto a Barano da quello che tutti quanti abbiamo capito, però. Allora, Daniele, parlando un po' dei giocatori che forse hanno fatto una prestazione un po' migliore, l'autore del gol, questo Capone, ti è piaciuto? Ma io credo che oltre al portiere del Barano, questo ragazzo sia sicuramente da scrivere nella lista dei migliori in campo per quanto riguarda il Barano. È un ragazzo che ha un grande impegno, una grande forza fisica, una grande dedizione. Peccato per l'espulsione alla fine, che sicuramente è anche molto figlia del fatto che sia un 2000. Certo, la corsa generosa spesso è una corsa sgrammaticata o comunque una corsa che può avere molto meno della razionalità e della meno corsa che aveva però il pensiero calcistico di Esposito l'anno scorso, per quanto siano due ragazzi dalle caratteristiche assolutamente diverse. È una squadra che, se, per come l'ho vista io in questo momento, se dovendo premiare il ragazzo come migliore in campo, come giocatore di movimento, è chiaro che sia una squadra assolutamente operaia e quindi ha bisogno assolutamente di lavorare molto. A te, Questo per allenatore. riguarda il Barano. Per l'altra, invece, io ho rivisto con piacere Panariello, che è stato il capitano della nostra rappresentativa campana nel 2011-2012. Mi è piaciuto molto Ascione, il ragazzo che poi ha meritato, a mio modo di vedere, la segnatura. È un ragazzo Stile che ex Ischia, come. li ho trovati abbastanza impalpabili un po' tutti, in verità. Se non fosse stata per quella lettura sul calcio d'angolo di Cuomo, io devo dire che anche il portiere del Piemonte ha evitato più di una volta Sì, ha fatto delle dei buoni buone interventi. interventi. Fermo restando che, a mio modo di vedere, anche prendere quel gol sul calcio d'angolo, devo dire che con la traiettoria di Cuomo era veramente difficile, quindi non vorrei nemmeno tanto dargli colpe su questo. È stato bravo Cuomo. Di Massa, Francesco, l'ho conosciuto da bambino, era un attaccante, ha fatto sempre l'attaccante, poi è arrivato tra i giovanissimi, fu posizionato esterno basso.
per tanti anni ha giocato terzino, può essere questo uno dei problemi per cui il ragazzo non trovi ancora il giusto respiro giocando alto? Questa è una domanda che io trovo sostanzialmente molto cattiva da fare. Perché una domanda cattiva? Perché, comunque giustamente provocatoria, non conosco che cosa si è lavorato in settimana e l'allenatore perché ha fatto quel tipo di scelta. Che il ragazzo sia magari giovane o giovanissimo, la prima esperienza, ci può stare tutto. Quindi parlare del perché era magari più bloccato piuttosto che propositivo, e questo può valere per i suoi colleghi, il suo collega di fascia, basso o alto. E sono aspetti che una squadra deve cercare di esprimersi anche con grande equilibrio. Certamente l'Albarano, un ragazzo di personalità come Sirabella dell'anno scorso, di 2 anni fa, che comunque faceva la fascia con grande forza, veemenza, e garantiva un certo tipo di ampiezza, al di là dei componenti della rosa del Barano dell'anno scorso, perlomeno tenendosi a quello che era l'anno scorso, venendo a mancare, è chiaro che l'allenatore cerca di chiedere ad un ragazzo una prestazione, una posizione, un atteggiamento che garantisca comunque un equilibrio complessivo. Quindi in questo momento non mi sento di poter dare un contributo alla domanda così come è posta, per correttezza nei confronti del ragazzo e chiaramente del collega. Non volevo essere cattivo. No, ma per amore della, so che la domanda era cattiva. Ho fatto però una fotografia di un periodo storico del ragazzo. L'ho conosciuto attaccante, poi ha fatto per tanti anni il terzino anche nelle giovanili dell'Ischia Calcio, e quindi secondo me probabilmente sta trovando anche un po' di difficoltà nello svolgere un ruolo che per anni non ha svolto. Poi probabilmente a breve potrà fare sia l'uno che l'altro. Mettiamola potrà così. Essere un Zambrotta che sa fare. Ma magari glielo possiamo augurare. Alto. Diciamo che io è glielo auguro. Involontariamente è cattiva, ma diciamo ma magari più che altro provocatoria. È stata recepita come cattiva, ma non lo era. Ok, allora andiamo con la regia a vedere un poco i momenti salienti con la nostra moviola. Abbiamo alcune immagini. Chiedo a te, passo la parola a te Simone, commentare le immagini che adesso andremo a vedere. Allora, qui c'è un fallo di Arcamone. Almeno questo ha deciso l'arbitro. Non è che si vede tanto da qui, però penso che vedendola, io ero al campo, comunque noi ci è sembrato che comunque si sono trattenuti entrambi i giocatori, poi non è sempre difficile interpretare questo tipo di fallo, anche se, non lo so, Angelo più volte ha fatto cadere l'avversario, diciamo. Vabbè, è una questione pure di peso. Appunto. Sì, però Angelo più volte durante la partita si lasciava cadere, si spingeva gli avversari, ma anche per un fatto di contrasto. Però qui anche, nella verità, io insieme a un altro collega siamo stati molto dubbiosi su questo tipo di fallo. Di decisione. Sì, perché anche noi non l'abbiamo capito bene in tribuna. Poi non so se il mister abbia visto. Gerardo, la parola prima a te e poi passiamo. Secondo me fallo di Arcamone. Fallo di Arcamone, secondo te? Assolutamente sì, perché il difensore prende posizione, si frappone tra l'avversario, tra l'attaccante e la palla, e quindi è stato bravo il ragazzo, diciamo. Inevitabilmente Arcamone, per una questione anche di struttura e di corsa, poi lo ha travolto, e giustamente sulla corsa, ma è sicuramente fallo. Ok, archiviamo questa prima situazione, andiamo avanti con azione che vede l'espulsione del nostro centrocampista Capone. Daniele, già si era cercato di fare un fallo per evitare la ripartenza, poi è arrivato Capone e ha messo tutti d'accordo perché ha fatto quello che già qualcun altro voleva fare. Sì, è un fallo che probabilmente, per come è entrato il ragazzo a gambe completamente unite, probabilmente avrebbe potuto anche avere direttamente un rosso diretto. Gli è andata anche bene così. Questo rientra nel discorso del ragazzo che, appunto, magari anche molto giovane, nel mettersi completamente a disposizione fino all'ultima stilla di sudore ed energia che ha a disposizione, poi ecco, giustamente commette anche un fallo che
era assolutamente da evitare, perché il problema è che non c'è solo quella partita, bisogna mettere sicuramente al sicuro questa partita, ma bisogna poi pensare anche alla domenica successiva. Giocare senza Capone in effetti significa indebolire ancora di più la Sì, perché squadra. comunque è un ragazzo che, ripeto, mette a disposizione della squadra una grande mole di corsa. È sempre il primo a riattaccare, perde palla e punta subito la palla. Insomma, comunque è un ragazzo che secondo me è importante, ha una sua fisicità, non lesina l'intervento di testa e quindi è un peccato averlo perso. In questi casi di solito si fa il fallo, però lo si fa in modo meno rude, meno plateale. Perciò ho detto gli è andata anche bene, perché Poi è comunque partita finita, mancavano 25 secondi. rischiava il rosso lì. Veramente 25 secondi mancavano. Allora, sfumiamo con la moviola e andiamo a sentire un po' i protagonisti delle panchine nel dopo partita. Vittoria importantissima, 2-1 del Varano sul Piemonte. Quanto conta oggi questa vittoria? Visto come siamo noi adesso, conta tantissimo, ma da sola no, bisogna avere un po' di continuità di risultati. Diciamo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, finché abbiamo fatto un pressing alto, finché le gambe hanno retto, anche lasciando qualche spazio a loro dove ha fatto due buone parate Martucci nel primo tempo. Secondo tempo abbiamo avuto la palla del 3-0 4-5 volte, non siamo riusciti a metterla dentro, gli abbiamo riaperto noi la partita facendo avanzare uno quasi fin dentro l'area e calciare da solo senza opposizione. Le forze erano venute un po' meno, specialmente nei due attaccanti, e non riuscivamo più a pressarli in un certo modo. Avendo solo giocando con un centrocampo a due, abbiamo sofferto nel finale, non conclusioni pericolose da parte loro, però quella la loro verve. È una squadra, il Piemonte, molto veloce, molto dinamica, molto aggressiva. E noi, diciamo, avendo fatto quei due gol e non avendo fatto il terzo, l'abbiamo rimessa ancora di più in partita. Una vittoria importante, abbiamo fatto dei punti importanti in un momento particolare per noi. Come ho detto altre volte, finché non troveremo un po' di gente che fa il caso nostro, dobbiamo ridurre i danni e cercare di fare più punti possibili, recuperare, ripeto, qualche altro tipo a corso. Anche oggi non c'era nemmeno Pietro Ferrari. Domenica avremo Capone squalificato e quindi bisognerà mettere un altro 2000. È un'emergenza continua, però oggi, diciamo, abbiamo preparato la partita molto bene con un pressing alto dal primo minuto. Se ci avete fatto caso, a turno Capone e Checco andavano a prendere il loro centrocampista che andava a prendere palla dal portiere. Ripeto, rischiando anche con qualche tiro da fuori sulle belle parate di Martucci, che oggi è stato molto, molto attento. Sconfitta 2-1 col Varano che ha dominato in parte la gara fino alla seconda parte della ripresa. Con il gol di Ascione avete riaperto tutto. Cosa è mancato oggi a questo Piemonte per acciuffare il pareggio almeno? Beh, per una diretta concorrente come può essere il Varano, chiaramente la differenza secondo me l'ha fatta il portiere. Il portiere che purtroppo, anche se si è riscattato, ha preso un gol, diciamo, da condannare un attimo, anche se dopo si è ripreso, mentre il portiere del Varano, secondo me, almeno nel primo tempo, ha fatto due interventi quasi eccezionali. Poi è chiaro che andare avanti in un campionato come questo è difficile con tutti i giovani, perché la nostra è una squadra giovanissima. Il mister sta facendo il possibile per metterli in condizioni. Diciamo che andiamo via con il magone, ma convinti che questi ragazzi sicuramente successivamente potranno riscattarsi. Il Varano ha vinto, forse nel primo tempo ha giocato un attimino meglio, ma poi nella ripresa
avremmo se non altro meritato il pareggio, anche se questa sconfitta ci fa meditare e noi ci auspichiamo che se eventualmente la società ci dovesse regalare qualche giocatore più esperto sicuramente potremmo fare di meglio, insomma. Comunque complimenti al Varano, perché in partite come questi sono i famosi 6 punti e non i 3. Ecco, cosa si può fare per risollevare questo Piemonte da questo punto in poi del campionato? Niente, dobbiamo mentalizzare i ragazzi che questo è un campionato importante, che hanno finito di giocare nei settori giovanili, nelle juniors eccetera, e calarsi nella realtà di quello che è un campionato di eccellenza duro e con giocatori esperti. È solo qui la differenza. Poi se riuscissimo, ripeto, a prendere anche noi qualche giocatore un attimino più esperto, sicuramente potremmo fare qualcosa in più. Ecco, niente di eccezionale, ma almeno ambire alla salvezza che speriamo ci sia, insomma. Torniamo in studio, abbiamo sentito Matrecano e Billone Monti. Billone di solito è uno che non è mai molto contento, però secondo me quest'anno la rosa è veramente stretta, vero Daniele? Sì, io sono convinto di questo, qualitativamente almeno è veramente molto... Leggo un attimo la panchina, giusto, di chi era in porta, poi c'è Trani... che mi sembra un 99 addirittura, sì. Scritturale pure un altro 2000. Manieri, Romano, Filosa 2000, e Migliaccio, tutti giocatori che non trovavano 98, spazio 98. Nelle loro squadre, solamente Filosa con la nuova Ischia. Però il discorso dei giovani è anche questo, cioè il ragazzo giovane o è pronto per una categoria o magari si può intravedere qualche cosa e bisogna dargli il tempo di crescere. Allora, il tutto legato anche a questo. Monti è una squadra che ti permette di far crescere qualcuno, altrimenti Monti non è una persona che non ci lavora, cioè ci sono ragazzi che veramente lavorandoci, se hanno qualità con Monti, possono sicuramente aumentare le proprie competenze, ma giustamente le partite passano e lui ha anche il parametro per poter dire effettivamente poi dopo qualche punto bisogna metterlo in carniere, e così facendo chiaramente... Ciò dico, ma è meglio che questa partita perlomeno è riuscita a portarla a casa. Fa un po' di morale, ci torna a lavoro, magari Ferrari, non so se il ragazzo deve andare a corso Ferrari, cerca di dare anche un po' di tono, però è chiaro e evidente che ci sono dei ruoli in cui lui ha più di una difficoltà. Soprattutto dalla cintola in su, no? Eh sì, io penso che Esposito è un ragazzo che il fosforo che è Esposito... faceva correre molto la palla, era sempre nella posizione giusta al momento giusto e sicuramente molto importante. Poi è chiaro che davanti avevano la qualità di Sogliuzzo, che aveva cominciato un po' così, ma c'era poi è andato tanto. Farina e Cantelli. Farina è un ragazzo che personalmente trovo che in una rosa ragazzi come Farina siano molto importanti. A parte il legame alla società, alla piazza, che sempre il suo valore, soprattutto in contesti come questi, e è un ragazzo che quando è chiamato in causa tendenzialmente non fa mai una partita sotto il 6,5. Avere un ragazzo che può garantirti una prestazione 6,5 praticamente sempre per un allenatore non è male, perché tu puoi anche fare una partita o due partite o tre partite da 8 o da 9, puoi anche risolverla, però poi magari hai dei momenti di buco totale. Invece è un ragazzo che il suo lavoro, a mio modo di vedere, per quelle volte che l'ho visto giocare, lo ha sempre fatto in maniera molto, molto onesta, e in una prospettiva di campionato, oltre che di gara, credo che abbiano la loro rilevanza, sì. Gerardo, ha detto Billone Monti, dobbiamo trovare qualcuno, nel frattempo cerchiamo di arrangiarci. Ma c'è qualcuno in piazza, sulla piazza d'Ischia? Io credo che sia molto molto difficile riuscire a trovare qualche calciatore svincolato ora come ora. Ci sono troppe squadre e pochi calciatori. Troppe squadre. Pure in terraferma ce ne sono pochissimi di calciatori liberi. Poi quindi soprattutto per il budget che sono disponibili è difficile trovare, perché se uno avesse un po' di soldi potrebbe bussare ad altre porte, no? Però bisogna vedere poi se questi calciatori scendono in queste categorie dilettantistiche. Credo che sia abbastanza difficile ora come ora riuscire a trovare qualcuno.
Voi andate anche a pescare nei tornei amatoriali di solito, se c'è qualcuno di qualità. E a Forio Flavio Leo sta facendo giocare i ragazzi che facevano pure il torneo amatoriale, giovani tipo Mancusi non gioca da tanti anni, da 3 anni non gioca. Calise pure non gioca da. L'anno scorso non ha praticamente giocato mai. Quindi. Ma senti, ma un Gianni Conte. Gianni Conte sta con noi, sta facendo bene, un ragazzo che si allena. Perché io ricordo che all'inizio era partito a Forio. Sì, era andato prima a Forio, poi è venuto da noi e sta facendo. Penso che è un giocatore che abbia delle qualità innate. E poi un sì, 95. 95, quindi, sì, un peccato vederlo in queste categorie. Perché poi dopo uno che ha avuto opportunità anche di farsi vedere. Ha giocato pure in Serie C con l'Ischia, ha fatto qualche presenza, se non sbaglio, sì. Castellammare pure, mi sembra che segnò. Segnò pure, sì, mi sembra sì, che segnò. Conte, doppio vantaggio con Maione e poi siamo stati acciuffati. Un peccato vederlo in queste categorie, veramente un peccato. Simone, quindi calciatori non ce ne sono, bisogna cercare di farli crescere, maturare, però se non vengono i risultati, riescono a crescere, maturare questi giocatori o si bruciano? Ma purtroppo, come diceva Gerardo, non è facile, non, da quanto cioè, veramente sulla piazza, specialmente a Ischia, c'è veramente poco. Non so se tu sai, comunque il Forio ha preso anche a Gerardo Rubino ora in attacco. Sì, è stato tesserato sabato. Sì, sabato. Scorso, sì. E anche qui fa capire che anche Flavio sta cercando di andare a prendere quello che è rimasto, se vogliamo dire, anche perché Rubino era un giocatore ad alti livelli prima che si infortunava. Se tu ti ricordi, giocava, sì, fece un bel percorso di crescita prima di farsi male perché si ruppe i legamenti. Quindi è stato preso dall'Ischia, ha fatto un gol in sua presenza. Ma anche lì il Forì è tutto un cantiere aperto. Vabbè, ma anche Castagna era un giocatore che aveva delle qualità. Sì, Luigi altrettanto. Devo dire che Luigi si è accontentato di rimanere in questa, anche perché lui puntava a qualcosa di Serie D, però. Vero che sembra quasi un po' il cimitero dei delusi, perché pure Angelo Arcamone, un altro che era andato via da Ischia, ha fatto un bel esordio con Capilongo in Lega Pro, poi era andato a Gavorrano e quindi poi è ritornato. Lo stesso dicasi per Rubino, per i vari Castagna e tanti altri che oggi giocano in questi campionati anche con la delusione di non essere riusciti a raggiungere il sogno. Purtroppo è così, però darsi che loro possono dare un valore in più a queste squadre, perché anche se hanno giocato a livelli superiori, mi auguro che facciano bene, anche perché sono isolani doc, quindi è sempre un piacere vederli protagonisti in un campionato come l'Eccellenza. L'unica nota, se ti può far piacere, il Barano è la prima vittoria del 2017, l'ultima risale nel 2016 nel 6-0. Ha fatto 3 pareggi, tutto il campo 4 pareggi. Il Barano si è salvato con 3 pareggi lo scorso anno, se tu ricordi. Non ha fatto una vittoria nel girone di ritorno nel 2017, l'ultima risale nel 2016 a dicembre, 6-0 all'Hermes Casa Giove. E questi sono dati alla mano che veramente sono preoccupanti, se vogliamo dire, perché in 2017 non è arrivata nessuna vittoria. Lo scorso anno, per come la vedo io, il Barano, se tu ti salvi con 3 pareggi, non ti sei salvato sul campo, ti sei salvato perché ti è andata bene, perché il campionato, se tu ricordi, già aveva le cosiddette squadre, erano già le squadre materasso, c'erano, se vogliamo dire, infatti. Però era finito il girone d'andata, mi sembra abbastanza bene, 7º, 8º, e poi si ha raccolto 18 punti, se ricordo. E poi bene. È arrivato 5º, solamente per il distacco dalla penultima, non ha fatto poi. Ha sfruttato molto bene la grande lotta che c'era in alto per i playoff, che giustamente ha permesso alle altre di essere schiacciate fino alla fine. Poi Real Albanova era venuto fuori molto bene. Sì, ma già a dicembre si vedeva che comunque col lavoro di Enzo e con Potenza e con cambiato anche, ottimizzato la rosa. Voltiamo un attimo pagina, andiamo a vedere quello che è successo al Forio. Il Forio ha giocato con la Puteolana. Leggo la formazione perché abbiamo poche immagini del Forio, abbiamo solamente quella sfortunata del gol. In Pagliazzo poi abbiamo Calise, Iacono, l'altro Calise, sono 2 Calise, non so il nome purtroppo. Calise Nicola e Calise Giovanni. Giovanni, sì. Poi Mancusi, Didato, Castagna Luigi, Trofa, Savio, Sannino e Aiello. Una partita che poteva finire 0-0, quello con la Puteolana, però in effetti è capitato il
alla track, un gol sfortunato, un autogol di Mancusi che ha dato la vittoria alla Puteolana. Andiamo a vedere questo autogol. È una squadra molto, molto ben organizzata. In effetti la Fienza di Saineri ne faceva due in questo momento. Abbiamo visto il cross, l'esultanza e abbiamo visto appunto l'autogol, lo ripeto, alla Nicolai, che è il giocatore del Cagliari, che tra l'altro ha vinto anche uno scudetto col Cagliari di Gigi Riva, era uno stopper che però ogni tanto gli capitava l'autogol. Autogol un po' particolarissimo, perché colpisci la palla... Bella zuccata di testa. Proprio prendendo in contropiede anche il portiere. Daniele... Qualche anno dopo Nicolai c'è stato anche Ferri che ne ha fatte parecchie nell'Inter di questi autogol. Vabbè, ma comunque al di là dell'autogol in sé io non ho visto la partita, non so, mi hanno detto che la prestazione non è stata una prestazione particolarmente deludente. La partita molto equilibrata, ho letto le cronache, hanno fatto poco sia il Forio che la Puteolana. Sì, è vero, ma io il Forio l'ho visto in casa con la Fragolese. È una squadra che anche qui, a mio modo di vedere, ha perso molto. È una squadra che comunque è una società che non si crea il problema di dare la possibilità ai giovani di andare. De Felice è andato in Lega Pro, Sirabella era arrivato appena dal Barano ed è stato dato subito in Serie D. Sicuramente anche a Forio la situazione è molto difficile, ma io sono stato un pomeriggio con Flavio sul campo o comunque ai margini, diciamo, siamo stati insieme buona un'oretta a parlare. Un ragazzo che ha moltissimo entusiasmo, molta fame, e prova e riprova, è una squadra che sa comunque di avere molti giovani e quindi di avere dei limiti legati ai giovani che tutti sappiamo, ma cerca in ogni modo comunque di farli giocare. Poi chiaramente la qualità è quella che è, e qualche incidente di percorso come i rigori sbagliati, perché poi le partite sono fatte anche di episodi, al di là di quello che può essere una prestazione in sé, l'episodio può anche magari permetterti di portare a casa. Parli della gara con la Fragolese, nello specifico era la gara della Fragolese, sì, esatto. Con la Fragolese, che però va detto che sbaglia Savio, il risultato era sullo 0-0, la Fragolese vince 1-0, però costruisce... Non ha brillato la Fragolese, assolutamente, ma aveva comunque quella qualità che poi gli ha permesso anche di avere ben più di un'occasione. E infatti poi il risultato anche in quel caso potremmo dire che sia stato anche abbastanza bugiardo. Senti, anche qui una rosa rinnovata... Molto, probabilmente c'è molto meno qualità dello scorso anno, c'è anche il cambio dell'allenatore, esatto. Si è puntato su Flavio Leo proprio per cercare di iniziare un percorso nuovo a Forio sui giovani. E credo che sostanzialmente sia questa la chiave di lettura di questo anche cambio di guida tecnica, perché Franco è comunque un allenatore che preferisce avere giocatori un po' più pronti. Flavio invece ha accettato una scommessa sapendo che è piena di rischi, è una strada decisamente tortuosa, ma era un'opportunità anche per rimettersi in gioco. Ripeto, io gli ho parlato, un ragazzo che ha un grandissimo entusiasmo in questo momento e quindi auguro a lui e alla società, insomma, di fare il meglio. Bocca al lupo. In effetti anche una questione di budget, il Forio quest'anno ha ridotto la capienza del proprio portafogli proprio per cercare di arrivare fino in fondo con una certa tranquillità, cosa che in passato non era riuscita. Sì, il budget è ridotto un po' ovunque, soprattutto a Forio, però messa a due piani, se vogliamo dire, facendo il paragone tra le due isolane, penso che il Forio abbia molto di più rispetto a un Barano. Come portafogli, tu dici? No, qualità. Come qualità di rosa, perché... E allora ti chiedo, come mai una squadra ha 4 punti e l'altra ne ha 0? Questa è la domanda che farebbe chiunque. Ti potrei rispondere con... Oggi la differenza la sta facendo... Il calendario, secondo me. Il calendario. Quindi... Come la vedo io il calendario? Perché il Forio ha incontrato squadre di alto vertice, per come la vedo io.
il Barano. Quindi adesso bisogna sapere attendere, perché il Forio nel momento opportuno dovrebbe venire fuori. Ma guarda, la partita che ho visto in Coppa che ha vinto col Casore in rimonta, devo dire da, è stata veramente positiva. Hanno giocato la maggior parte le riserve, se vogliamo dire, le seconde linee, è vero, i giovani ci sono sempre, però è stata molto più brillante quella prestazione, una squadra più sbarazzina con Castagna centrale, Savio era in panchina, ai lati ha messo Trofe e poi Sannino. Io l'ho parlato con Flavio, ho detto: mister, secondo me questa è la squadra da sfruttare, perché è vero, lui punta su Savio, che è un giocatore che fa salire la squadra, porta palla su di lui, però... Ma anche a Pozzuoli ha lasciato un poco più libero Trofa, perché ho letto un poco le dinamiche della partita, Trofa ha giocato quasi pronto ad inserirsi nei tre davanti, quindi con maggiore libertà. Lo stesso mister mi disse che lui purtroppo... E pensare che Taratà in Pagliazzo lo faceva giocare perno centrale, sì, proprio per sfruttare la sua fisicità, il suo colpo di testa, poi con l'inserimento un po', tornando ai vecchi tempi, alla Pasinato. Ma il mister, lui mi ha detto che comunque... sta cercando ancora un giocatore a centrocampo proprio per lasciare spazio a Davide Trofa nell'inserirsi soprattutto sulla fascia, però lui stesso ha dichiarato che per lui è fondamentale che sta, diciamo, al centrocampo, costruisce gioco, si inserisce, però se non riesce ancora a trovare questo giocatore purtroppo è costretto a mandare in campo questo modulo, questa squadra, o più volte ha cambiato, non so il Furio quante volte ha cambiato modulo finora, purtroppo è in fase ancora di sperimentazione, se vogliamo dire. Però, ti ripeto, la prestazione che ho visto in Coppa col Casoria, è vero che dall'altra parte hanno giocato i 9 su 11 esimi di cambio rispetto alla formazione titolare che ha vinto sabato a Forio. Però, per me ha dato un'ottima impressione quello che ho visto in Coppa, una squadra molto più sbarazzina, che lottava su ogni pallone, grinta, è andata sotto col... Vabbè, forse sta iniziando anche a crescere dal punto di vista di amalgama, di brillantezza atletica, quindi una squadra che certamente dovrebbe iniziare ad essere, sì, nel punto molto più tardi migliore della forma. Io ricordo che metà agosto incominciarono la preparazione, quindi è abbastanza tardi, mi disse il mister, e ci vuole tempo. Purtroppo penso che per come io ti rispondo alla domanda che tu mi hai fatto, per come la vedo io è il calendario. Il calendario sta facendo la differenza. Tu vedi in modo positivo il Forio nel lungo termine, Daniele? Ma è una domanda un po' così... Insidiosa. È insidiosa, sì, sicuramente anche questa, ma fatta, proviamo, no? Ovviamente nell'uno contro uno a sgattaiolare. No, nel senso... Si può dire che sicuramente, come ho detto, il Forio, l'idea di Flavio è comunque quella di farli giocare questi ragazzi, di insistere sul fatto che si possa avere un'idea di gioco, a prescindere di quello che può essere l'espressione numerica del modulo da portare in campo, perché comunque quando si ha a che fare con i ragazzi, sicuramente lui ha Davide, di cui parlava anche Simone, ma Davide è un ragazzo che non ha la personalità sempre comunque di farsi dare la palla o di andarla a giocare come metronomo di centrocampo, è un ragazzo che può dare molto da un punto di vista della fisicità, sicuramente, e della progressione, magari anche dell'inserimento. Con Franco ha lavorato molto su questo già l'anno precedente. Va visto un po'. Vabbè, un giocatore che nasce esterno sulla corsa, in effetti, sì, da sempre. È sempre stato un ragazzo della grande fisicità, dal dribbling fisico e praticamente mai tecnico. Dall'altra parte, per esempio, c'è Cantelli, che l'anno scorso era sicuramente balbettava un poco, soprattutto nella fase di non possesso, quindi la squadra deve avere, se vuole o se crede, comunque in quel tipo Cantelli di elemento. Cantelli stava a Barano l'anno scorso, sì, e quest'anno Barano stava l'anno è tornato, scorso a Barano, però ripeto, il ragazzo che l'anno scorso, per esempio, la fase di non possesso, i tempi di transizione, soprattutto quella negativa, non era in grado di leggerli e di gestirli, quindi ci vuole del tempo anche là. Ribadisco, gli si può augurare il meglio, è una bella gatta a Forio, proprio perché, ripeto, oltre alla rosa in sé, anche la guida è cambiata, quindi... le cose non le quadrature. Vabbè, bisogna adesso ancora creare quella empatia anche tra nel sì. rapporto. Ci fermiamo un attimo, chiudiamo con la pagina dell'eccellenza, tra poco apriamo quella di promozione.
Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Confidi del Mezzogiorno, al fianco di imprese commerciali, artigiane ed industriali. La Confidi del Mezzogiorno facilita l'accesso al credito bancario in tutta la regione Campania. La Confidi del Mezzogiorno è convenzionata con Banca di Credito Popolare, Biper, Unicredit, Banca Popolare del Mediterraneo, Banca di Credito Cooperativo Irpina. Operatività garantita da Mediocredito Centrale di Roma. Con la Confidi del Mezzogiorno potrai finalmente accedere a prestiti chirografari, mutui ipotecari, affidamenti e microcredito. Per informazioni telefonare a 081 551 49 48. Confidi del Mezzogiorno, energia pura per la tua azienda. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, dentascan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Medmar, chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar, andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. La Rastata, non solo gelati, congelati e surgelati, da oggi anche salumi, formaggi, prodotti secchi e tanto altro ancora. Scegli le nostre offerte, la soluzione vincente contro la crisi. Chiamaci allo 081 90 27 56 o inviaci una mail a info@larastata.it per conoscere le nostre proposte. Abbiamo il pacchetto adatto alle tue esigenze. La Rastata, specialisti del buono. Per la tua pubblicità scegli Teleischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Teleischia Canale 89. Il nostro obiettivo, far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Abbiamo parlato del campionato di eccellenza, ora parliamo del campionato di promozione, quindi campionato dove vediamo protagoniste due squadre. Abbiamo il Mondo Sport e il Procida. Oggi in studio c'è con noi Gerardo, quindi apriamo con il Mondo Sport. Andiamo a vedere però prima, Gerardo, risultati e classifica.
Ecco qui i risultati: Procida Afro Napoli 1-2, Puteolana Neapolis 0-3, San Pietro Poggiomarino 0-0, Oratorio Donguanella Pompeiana 2-2, San Giuseppe Rione Terra 3-1, Santa Anastasia Vico Equense 0-0, Ponticelli Mondo Sport 5-0, Quarto Grad Virtus Ottaviano 1-4. La classifica che vede in testa il Neapolis con 12 punti, poi Afro Napoli 10, Poggiomarino 10, Ottaviano e San Giuseppe 9, poi tutte le altre. In coda troviamo il Mondo Sport con 0 e poi cerco un attimo il Procida che si trova a 5 punti, frutto di due pareggi e di una vittoria. Apriamo con te Gerardo, un campionato nuovo per voi, siete matricola, avete avuto in settimana anche dei problemi con l'allenatore, una squadra che si sta approcciando, cercando anche di recuperare dei giovani di qualità, parlavamo prima di Gianni Conte, che hanno giocato anche con buone possibilità di fare anche un calcio professionistico ad alti livelli, però non hanno trovato poi il giusto riscontro. State facendo questo campionato, purtroppo finora solamente sconfitte ed anche l'amarezza di non essere stati bravi a stare in partite, in partita. Sì, finora sono arrivate solo sconfitte, però pure domenica, nonostante il risultato sia abbastanza catastrofico, gli avversari hanno sfruttato davvero i pochi errori che abbiamo fatto, perché la partita che si chiuse il primo tempo. Sì, già 4-0. Il problema è che noi purtroppo paghiamo degli errori individuali dei singoli, perché paghiamo per l'inesperienza, però va bene. Mondo Sport. Siamo in fase di costruzione, siamo partiti da poco, in ritardo rispetto agli altri. Purtroppo sarà un campionato difficile, abbiamo tante difficoltà, tanti nostri atleti purtroppo non possono allenarsi. Tanti non vengono mai, cioè non possono proseguire il progetto, perché il disastro del 21 agosto ci ha causato grossi danni, però noi andiamo avanti nonostante le tante difficoltà, cercando di riuscire a fare il meglio possibile. Spesso ci incontriamo io e te, tu sei stato anche un mio allievo, quindi sì, abbiamo pure un bel rapporto, certo, io con te soprattutto. Volevo dirti, spesso hai anche detto, però fare questi campionati è duro, è difficile. Poi qual è la molla che ti fa ogni anno ripartire? Quest'anno è stato il disastro del 21 agosto, sì, perché in un primo momento avevamo, nonostante, dopo aver avuto il terremoto, dopo il ripescaggio ci ho pensato tante volte, perché c'erano delle difficoltà, perché un campionato di promozione vuol dire partecipare a un campionato di promozione vuol dire partire almeno a metà agosto, e metà agosto tanti atleti lavorano, però dopo il terremoto del 22 è scattata la molla, ho detto nulla, non possiamo fermarci. Casamicciola in questo momento sta in difficoltà, nonostante tutto dobbiamo provare a proseguire, quindi siamo partiti. Ripeto, le difficoltà ci sono, è inutile nasconderle. Andiamo avanti. Fai anche un settore giovanile, tra l'altro l'AIAC ti manderà una sacca di palloni. Ringraziamo l'AIAC per... Qual è la squadra che di solito, quando si ha una prima squadra, il settore giovanile viene un po' trascurato, perché non si riesce a fare tutto benissimo? Assolutamente no, noi siamo scuola calcio d'elite, abbiamo lavorato sempre bene con i giovani. La nostra prima squadra serve per dare sbocco ai nostri giovani, infatti tanti giovani che giocano in prima squadra provengono dal settore giovanile, ci sono ragazzi che hanno iniziato con noi quando avevano 8 anni, ora ne hanno 16, quindi per noi è un motivo di orgoglio portare questi ragazzi fino alla soglia della prima squadra. E speriamo che qualche ragazzino, perché no, possa avere pure un'opportunità differente, riuscire a giocare un campionato di categoria superiore che possa essere Eccellenza, Serie D. Perché no, magari pure nei professionisti può essere che questo campionato possa dare l'opportunità a qualche giovane di mettersi in mostra. Leggo un po' la formazione con la quale avete giocato l'ultima partita: Fluido, poi Fiore dal 57esimo, Pisani, poi è entrato Pisani, l'altro Pisani. Di Scala, ex Barano, se non sbaglio, Arcamone, sì. De Simone, ex Barano, Conte, Gianni Conte, sì, di cui parlavamo, Chiocca, De Luise,
De Luise sono i due sono fratelli, i due gemelli che giocavano col Forio, sì. Poi abbiamo Di Costanzo, Impagliazzo, Barile. Barile è anche Di un Maio, tuo ex atleta. Ciro Barile, ex atleta, ragazzo eccezionale, avvocato, figlio d'arte. Perché... Ciro Barile, ci tengo voglio spendere una parola per Ciro Barile, perché tanti ragazzi fino allo scorso anno, quando le cose andavano per il verso giusto, indossavano la maglietta Love Casamicciola. Ora, nel momento di difficoltà, tanti, chi per problematiche reali, chi invece per altro, ha preferito scegliere altre vestire altre casacche. Invece Ciro Barile è stato chiamato da me personalmente 15 giorni fa, gli ho chiesto aiuto perché stavamo in difficoltà e stiamo in difficoltà. Gli ho chiesto: Ciro, fammi un piacere personale, fallo per la squadra del tuo paese. E lui non si è risparmiato, lui è riuscito a organizzarsi col suo lavoro ed è venuto a darci una mano, infatti lo ringraziamo. Vabbè, saluto Ciro, persona eccezionale, il nonno, giocatore di altissimo livello. Io me lo ricordo, come uomo, come persona, come Ciro persona che ci e sta. E poi il padre, altra persona eccezionale, Donino, buon'anima di quindi Donino. Un saluto a tutta la famiglia e soprattutto a Ciro. E quindi una squadra che... In effetti fa anche del sociale, soprattutto del sociale. Nel frattempo mi è arrivato un messaggio che leggo. Salvatore Castiglione dice: buonasera, si deve capire che sull'isola c'è bisogno di unire le forze, puntare sull'isola Ischia e Isola Verde e creare squadre satellite che ne supportano la crescita per i giovani talentuosi. Cioè i giovani talentuosi che così hanno sempre una prima squadra sulla quale possono puntare. Se non si capisce questo, avremo tante squadre in campionati anonimi dove i giovani non avranno sbocchi. Quindi il messaggio di Salvatore Castiglione, che abbiamo appena letto, che sta seguendo la nostra trasmissione, lo ringraziamo, è quello di unire le forze. Tu hai detto che all'inizio stavate iniziando a unire le forze con i tifosi per fare un'unica squadra, poi non ci siete riusciti. È così difficile ad Ischia unire le forze? Assolutamente no. Non è molto difficile. Il problema bisogna capire. Nessuno ci riesce. E nessuno ci riesce perché bisogna capire se il progetto, il programma è condiviso da tutti. Perché io dal primo momento ho detto che bisognava fare una squadra puntando sui giovani, valorizzando il prodotto locale. Però può essere a qualcuno può far piacere la cosa, a qualcun altro no, quindi sono scelte. Per esempio io apprezzo l'idea di fare calcio del mister Flavio Leo, perché come diceva il mister Serappo, lui ha fatto una scommessa, la scommessa quella di puntare sui giovani, sul prodotto locale, e poi chissà se riuscirà a raggiungere l'obiettivo prefissato. Sicuramente ci metterà il massimo dell'impegno e del lavoro. Però io spero che ci riesca, perché se queste scommesse riescono, riescono, forse cresciamo tutti. Se non riescono, certo. Si torna un po' ai vecchi prototipi. Allora, Gerardo, la domanda: la squadra è un po' debole perché è ultima in classifica. La squadra è stata costruita. Farete qualche innesto in l'innesto questa squadra? L'innesto proveremo a farlo sicuramente, ma lo possiamo fare non prima di dicembre, perché ora come ora il mercato tra virgolette è chiuso, i giocatori svincolati, non c'è nessuno libero, anche i ruoli che possono essere utili ora come ora è veramente difficile. Luigi Mannella ci sta che è libero, ma non abbiamo la forza di cioè Luigi è un calciatore importante, noi siamo una piccola realtà, non abbiamo pure metterli in piedi, non è che puoi andare al supermercato e comprare un pronto uso, quindi bisogna dargli anche la possibilità, almeno organicamente, di essere in grado di andare sul campo. Eppure in effetti vi siete un po' posizionati come squadra che vuole fare crescere i giovani con poche possibilità economiche, perché questa è la verità. Poche o nulle. Io su questo voglio dire una cosa. Il mondo sport, se uno guarda la classifica, sicuramente non è partita, e questo lo sappiamo tutti,
per essere nelle posizioni dell'Afro Napoli United o della Pompeiana, i 12, i 10, eccetera, punti che abbiamo visto nella parte alta della graduatoria. Chiediamo di vedere un attimo la classifica. Sicuramente è una classifica che recita, sicuramente nessuna delle squadre lì sotto ha preso i tanti gol che ha preso il mondo sport, però lì sotto ci sta una squadra a un punto, un'altra a due, ce ne sono 5 a 0. Sì, sì, ma infatti è ancora tutto aperto. Domenica verrà a giocare il Don Guanella qui. Noi cercheremo di basta di farci una partita, vi togliete dalla zona. Sì, 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 ma è così. Voglio dire, quindi, è chiaro che dopo 4 partite non si può assolutamente dire niente, nemmeno per chi le ha vinte tutte e 4. Però se questo è il principio di lavoro, per quanto ci possono essere poche risorse, per quanto magari la qualità possa non essere eccelsa, voglio dire, comunque bisogna anche dare forza e coraggio a questo tipo di movimento. Sopra il mondo sport leggo Puteolana, se non erro questa è la vera Puteolana ed è una società che è sempre stata una società orientata alla crescita dei propri giovani, facendo giocare in promozione o eccellenza nel sali scendi di questa storica Puteolana in queste categorie, perché pure io quando giocavo 15-16 anni fa, 17 anni fa, ci giocavo contro, diciamo così, le seconde, terze scelte che non erano poi destinate ad altre storie di vita e di calcio. Però ora ha preso 4-5 calciatori che lo scorso anno hanno vinto il campionato. Sicuramente. Con la Sibilla. E questo non ci piove, però le partite vanno giocate comunque certo, tutte e in questo momento il risultato, voglio dire, non mi sembra che poi da parte di altre siano tanto diversi. Quindi ha spezzato una lancia in favore del motosport. Tu la spezzi una lancia in favore del motosport? Io la spezzo su tutte le isolane, soprattutto per Gerardo, che a me dispiace che due domeniche fa parlammo prima della partita, lo vedevo un po' afflitto di questa situazione, senza citare alcune cose che succedevano al di fuori del terreno di gioco, delle visite e così via, che se ti ricordi ne parlavamo, che penalizzavano un po' l'incontro della partita, che sono cose che tra virgolette non andiamo a polemizzare, però mi dispiace, quindi io faccio un in bocca al lupo a Gerardo, a tutte le squadre isolane, quindi mi auguro che al più presto si rialzino, magari potremmo scrivere un fine settimana le isolane vincono tutte, perché veramente magari non perdono tutte quante. È vero che è brutto da dire, però veramente io da giornalista non ce la faccio più a scrivere il Barano crolla, il mondo sport ne prende 5, il Forio ancora veramente non sappiamo più che titoli tra virgolette inventare. Abbiamo fatto la prima gioia del Barano, infatti possiamo dire ci siamo già bruciati tutti i titoli delle sconfitte, ma teniamo liberi quelli per le vittorie. Speriamo bene e andiamo a vedere la partita del Procida. Il Procida perde, gioca una buona gara, grande rammarico, però purtroppo non cambia il risultato. Le immagini. È cominciata Procida Afro Napoli, con l'Afro Napoli che parte subito in avanti. Tutto regolare di Spigna anticipa per Lubrano Vittorio, Saurino di prima, per Lorenzo Costaiola esce il portiere D'Enrico e fa sua la palla. Si mantiene avanti, il capitano Micallo recupera palla, la crossa e la palla va fuori. Rinaldi la mette in mezzo per Dos Santos, 1-0 Afro Napoli, che si accentra e allarga per Lubrano Vittorio, che crossa e ci arriva D'Enrico, angolo Procida, calcio d'angolo battuto per Saurino, palla di poco fuori, era stato Saurino a staccare di testa, che sul primo palo, attenzione, fuori, no, gol di Arcobelli, messa fra Napoli. Fine primo tempo, 2-0 Afro Napoli. In area rigore, col destro, si accentra Lorenzo Costaiola, calcia, la para D'Enrico, niente da fare, si resta ancora sul 2-0. Anche lui sull'out di sinistro, crossa per Cibelli, niente da fare, Toni Costaiola col sinistro, e c'è il gol di Toni Costaiola, 2-1 Procida. Va Cibelli che con la testa anticipa, vuole entrare in area rigore, attenzione, sembrava avesse sbracciato il difensore dell'Afro Napoli, l'arbitro vede un fallo in attacco di Gio Cibelli, parto offensivo quasi da solo, attenzione, lancio lungo per Cibelli, Cibelli si gira, niente da fare, questo calcio d'angolo l'Afro Napoli batte basso, la palla ancora, calcio di rigore per l'Afro Napoli,
va Velotti, calcia, traversa di Velotti che non riesce a firmare il 3-1, si resta sul 2-1 per l'Afro Napoli. Ciro Saurino, Ciro Saurino calcia, barriera piena, palla Giocibelli in area di rigore che esce, si allarga, perde palla, finisce così, vince l'Afro Napoli 2-1, niente da fare per il Procida. Torniamo in studio, abbiamo visto le immagini. Allora Simone, perde il Procida, però offre una buona prestazione, soprattutto nella ripresa. È vero che l'Afro Napoli era un poco in emergenza perché mancavano alcuni giocatori, però l'Afro Napoli, squadra di vertice, il Procida costruita per far giocare anche in questo caso i giovani procidani, sta facendo delle buone prestazioni ed esce a testa alta. Ha accorciato le distanze con ancora una volta con Costaiola. Era una squadra che all'inizio delle prime partite aveva difficoltà a sbloccarsi perché costruiva, però aveva proprio difficoltà a trovare il gol. Certo, si è giocato contro l'Afro Napoli, con una delle squadre di vertice, secondo me candidata a vincere il campionato, e il mister Juvenes comunque lui stesso ha attrezzato questa squadra. È un prodotto che la maggior parte è fatto da ragazzi procidani, che lui è andato a prendere anche perché parecchi di loro giocavano nel calcio al 5 a Procida, altri non giocavano più, quindi è... Ma io sono contento. Beh, perché poi sono stati capaci di recuperare anche un Luca Di Spigna, che in effetti era stato lasciato un poco fuori dai campi dalle altre società in passato. Sì, Luca Di Spigna, comunque il centrocampo hanno Ciro Saurino. Poi c'è Micallo... ci sono i due fratelli Costaiola, Cibelli, giocatore di qualità. È una buona squadra che diciamo è costruita ecco, io penso la marra in porta, quindi hanno mantenuto anche delle pedine importanti. Ma questi sono i progetti che a me piacciono: costruire una squadra attorno a 6-7 over di qualità, di esperienza, e poi farci girare attorno anche ragazzi del posto, perché erano anni che non si vedevano tutti questi procidani nel Procida, quindi mi fa piacere che mister Iovine sta lavorando bene e mi auguro che continui a farlo, perché i risultati stanno arrivando. Certo, non dimentichiamo che c'è anche Biagio Lubrano, che lavorano, esatto, mi sembra, insieme. Sì, non c'è né un primo né un secondo in questo momento. Sì, infatti noi più volte l'abbiamo chiesto e lui ci ha risposto non mi so rispondere, quindi non l'ho domandato. A Foria invece ti rispondeva e diceva sono io, quindi è un punto interrogativo questo. Però allora Gerardo, tu hai visto pure la partita? Sì, sabato ero presente. Bel livello, eh? Sì, due buone squadre. Il Procida al primo tempo ha sofferto un pochino, invece nella ripresa ha tenuto più palla, ha avuto tante occasioni e quindi alla fine poteva anche pareggiare, nonostante l'Afro ha sbagliato il rigore, però ha creato tante occasioni. Poi il Procida per me è una buona squadra, sicuramente venderà cara la pelle domenica dopo domenica. È una squadra attrezzata, messa bene in campo, è composta da ottimi over, ha dei buoni under, e sicuramente il duo Lubrano-Iovine riuscirà a farla migliorare nel corso della stagione. Dall'altra parte c'era una squadra, una signora squadra, perché tra i tanti giocatori ricordiamo Marco Belli, che l'anno scorso ha fatto un girone d'andata strepitoso per poi essere accantonato per l'arrivo di Gianluca Saurino, e poi c'è Derrico che ha giocato a Barano, non mi aveva impressionato, però certamente un giocatore che gioca titolare in questa squadra sicuramente ha delle grandi qualità, poi c'è Rinaldi, c'è Velotti, Dos Santos e tanti altri che io gli under ottimi under aveva l'Afro, i due terzini entrambi, sia il terzino destro che quello sinistro, entrambi 2000. Arcobelli non ha fatto una buona partita, ha giocato come esterno d'attacco, non ha fatto benissimo, neanche Rinaldi ha messo la firma, sì, è stato sicuramente l'Afro è una buona squadra. Mancavano 4-5 titolari, però comunque il Procida è una buona squadra, molto buona. Daniele, Procida che ogni anno si conferma squadra che sa programmare, sa fare una buona squadra, sa farsi valere.
È un progetto sicuramente interessante, anche perché già solo numericamente a Procida non ci sono gli oltre 70.000 abitanti di Ischia, Sì, e sono sicuramente circa va, 10.000, sì, 12.000. 12.000, e hanno un paio di ischitani, quindi un paio di ragazzi ischitani. È una squadra di per sé interessante, anche perché comunque ha dei ragazzi che possono tranquillamente giocare nella categoria superiore. E quindi credo che possano dare sicuramente un significato importante al campionato in sé, ma ripeto, trovo più intrigante il progetto che mi pare sia partito con grande feeling anche da parte del territorio che ha risposto e risponde, mi sembra molto meglio di quanto gli appelli sull'isola di Ischia riescano a raccogliere per quanto riguarda le compagini ischitane. Beh, come ha detto Castiglione, bisognerebbe unirsi. Loro hanno un'unica squadra, quindi tutta l'isola comunque si riunisce intorno a questi colori e va detto che c'è anche un presidente Muro che ha grande credibilità sul territorio. Vero, però è anche vero che se numericamente mettiamo insieme gli abitanti di Forio da una parte piuttosto che quelli di Ischia dall'altra, probabilmente siamo più dell'intera isola di Procida. È una comunione di intenti, ripeto, mi intriga molto. Il discorso Procida è molto, molto carino, molto interessante come prospetto. Vediamo un attimo il replay per vedere un attimo quello che è successo con i nostri ospiti. Andiamo ad analizzare le immagini che la regia ha selezionato. Ecco, palla in aria, il gol. Viene reclamato un fuorigioco sul primo gol dell'Afro Napoli, però mi sembra che il giocatore parta decisamente in posizione regolare. Questa è la mia impressione, chiedo anche a Sì, voi di regolarissimo. valutarlo. Effetti, parte dietro Dos Santos, c'è cioè il numero 5 Micallo che è davanti, non interviene sul pallone, il pallone scorre ed è bravo Dos Santos a metterla dentro. Rivista la posizione di Micallo e del numero Del 2, 2 che del alle terzino spalle ha destro, completamente perso 2000, un l'uomo. ragazzo del 2000 ha perso. Anche come postura, secondo me, Micallo Sì, ha l'ha sbagliato messo Micallo, è male. stato bravo anche andargli in fuorilinea l'attaccante, ma beh, insomma comunque. Questo è il primo gol, quindi si reclama però senza avere molto ragione. Sul secondo c'è qui Arcobelli che mette il pallone in rete. Se guardiamo attentamente, c'è un giocatore proprio del Procida sulla linea bianca vicino al palo. Vicino al portiere, che alza anche la mano, tra l'altro, ma proprio lui la mano non dovrebbe alzarla. Cioè il portiere è un giocatore del Procida proprio sulla linea bianca, vicino al primo palo, che tengono in gioco Arcobelli, che è bravo a metterla dentro. Forse voleva dire sono io che lo tengo in gioco, state tranquilli. Sbagliate proprio le marcature. Beh, è scivolata questa palla in mezzo all'area e ha fatto male a tutti. C'è anche il numero 11 che reclama. Poi dopo c'è il rigore richiesto da Cibelli che cade, colpito al volto. L'arbitro non nota nessuna sgomitata, però vediamo un attimo se riusciamo a cogliere. Si entra in area, contatto Allora, probabilmente ci può essere. se parliamo della, diciamo, gomitata, schiaffo, quello che è, se c'è è fuori dall'area ed ecco in quel momento là. Poi dopo Cibelli è caduto dopo in aria e l'azione già stava andando avanti, quindi per questo motivo secondo me, cioè, se, ecco, un attimo prima, Vabbè, stiamo proprio sulla linea no, si della. danno perlomeno un paio di metri fuori aria. Ecco, in questo momento lui prende, diciamo, lo schiaffo fuori aria, poi dopo continua e poi quando capisce che Lasciano il dire. difensore non gliela prende più la palla, Assolutamente. secondo me. Quindi non c'è nulla per il No. Procida. Ok, in effetti una sentenza proprio netta, tre episodi, tutti e tre sono stati giudicati nel modo migliore da parte dell'arbitro. Chiedo adesso. Stiamo vedendo adesso il calcio di rigore che poi sbaglierà l'Afro Napoli, pallone in area.
Vabbè, qui gli ha agganciato il piede abbastanza. Perché l'arbitro non è possibile che non mi dia, è sì. proprio lì. L'arbitro sì. è posizionato a 2 metri, sta proprio seguendo con grande attenzione il fallo. Quindi c'è il rigore che verrà battuto e poi sbagliato da Velotti. Ecco il rigore, si parte, il pallone batte sulla traversa, la partita finisce 2-1. Ok, chiedo alla regia adesso di andare a vedere, a sentire le interviste del dopo partita del Procida. Purtroppo, a parte aver regalato un pochino un primo tempo, abbiamo regalato soprattutto 2 gol su 2 palle da fermo che molto probabilmente erano inevitabili. Nel secondo siamo venuti fuori, abbiamo costruito più di qualche occasione per pareggiarla, al di là dell'incertezza del rigore in cui ci sarebbe da discutere per una vita, così come molto probabilmente ci poteva essere qualcosa su di noi nel quale invece l'arbitro ha fatto proseguire senza riuscire a capire neanche perché. Comunque non ha importanza, conta il fatto che purtroppo abbiamo perso. Suppongo che secondo me, insomma, forse giocando il primo tempo in un altro modo si poteva venire fuori anche un altro risultato, però dobbiamo anche essere onesti che a loro mancavano veramente 5-6 pedine importanti che poi fanno la differenza, quindi con quelle pedine lì resta una squadra secondo me difficile da battere per chiunque. L'arbitraggio comunque poi alla fine non ti fa cambiare i 3 punti li perdi lo stesso perché con l'arbitraggio meno non significa niente. Dico che obiettivamente forse diciamo una certa disattenzione sulla prima, perché sul secondo è uno schema che noi conoscevamo pure, devo dire la verità, l'avevamo visto, anche studiato, anche se però fatta su palla alta, ma non basta, sapevamo che uno avrebbe chiuso sul primo e lì forse con un po' più di attenzione non lo possiamo prendere. Nel primo calcio di punizione invece effettivamente abbiamo dormito un attimo, comunque non lo so, non serve a niente recriminare, dico semplicemente che la squadra c'è. Quando combatte, ha voglia di combattere, riesce anche a fare delle belle cose, però ogni tanto si distrae e quando si distrae purtroppo succede quello che è successo oggi. Abbiamo giocato bene, è stato un arbitraggio che io definisco veramente scandaloso proprio dal punto di vista dell'impreparazione tecnica. L'arbitro ha determinato il risultato con delle scelte sbagliate, tra l'altro ha espulso per doppia ammonizione il nostro capitano, non ha dato un rigore netto. Dicendo che era simulazione, quindi se era simulazione su Cibelli avrebbe dovuto ammonire Cibelli, invece non ha dato un rigore, insomma un arbitro, una terna arbitrale disastrosa. Speriamo che sia solo un episodio perché altrimenti così non si può giocare in questo campionato. Abbiamo giocato bene, sono contento di come i ragazzi hanno impostato soprattutto il secondo tempo. L'arbitro, ripeto, non vorrei adesso diciamo, continuare a dire quello che ho detto, arbitrando disastroso, quindi riassume tutto, mille cose, ha cambiato 20 volte i falli laterali, 18 volte a noi, quindi veramente una cosa assurda. Gio Cibelli, attaccante del Procida, autore di un'ottima prestazione. Iniziamo la colazione del secondo tempo un po' discussa, poco da tutti. Tu cosa, come l'hai vista, comunque cosa recrimini? Per me è un rigore netto perché il difensore centrale loro ha perso il tempo. Appena lui ha perso il tempo ci sono passato avanti. Quando sono passato avanti lui mi ha dato uno schiaffo, mi ha rotto il labbro, sono ancora aperto infatti. E quindi per me è un rigore netto, molto più rigore di quello che ha dato, ha regalato a loro. L'arbitro ha chiamato un tuo fallo in attacco, comunque al di là di questo episodio una tua ottima prestazione, cercata anche il gol con quel bel tiro nel primo tempo. Come hai visto comunque la squadra in campo? C'è stato un secondo tempo molto più aggressivo rispetto al primo. I 2 gol loro al primo tempo li abbiamo regalati noi, perché dopo, come abbiamo visto, il secondo tempo li abbiamo chiusi. Abbiamo giocato solo noi, ci è mancato solo il pareggio, perché abbiamo avuto occasioni con 2 con Costagliola, 1 con Toni, poi ha fatto il gol, lo stesso mio tiro che è uscito di poco, il rigore di nuovo. Quindi abbiamo dimostrato che ci possiamo giocare anche con la squadra che dovrebbe vincere il campionato molto prima. Torniamo in studio, noi le immagini le abbiamo viste a freddo, certamente a caldo si ha un'altra impressione, pure il centimetro o il mezzo metro fuori all'area di rigore, dentro l'area, non si riesce a notare giocando la partita, però certamente la prestazione non va sottovalutata, quella del Procida, anzi va applaudita, purtroppo gli episodi non sono stati così negativi, così come hanno l'arbitro pare che non abbia fatto grossi errori. Noi adesso però mettiamo da parte anche il campionato di promozione, entriamo
nel campionato di prima categoria, anche per avvisare che la prima giornata vedrà il Laccameno in casa e la Rinascita Ischia in trasferta. Contro? A pianura andranno a giocare. Certo, non è un girone che veramente sono squadre abbastanza... ci sarà da sudare perché... Boys sono... pianurese contro la Rinascita... Contro la Rinascita... Ischia, Rinascita Ischia Isola Verde, Laccameno contro il Boys Marano. Quindi in effetti inizia la settimana prossima questo campionato. Che idea hai tu di questa rinascita dell'Ischia Isola Verde, Simone? Ma io devo ammettere che devo ancora vedere giocare con i miei occhi. Ho visto qualche... No, di questo progetto. Di questo progetto sono, non dico affascinato, mi fa piacere perché... è nata finalmente una squadra formata soprattutto da tifosi, era giusto ripartire, Ischia non poteva rimanere senza calcio, soprattutto il Mazzella non poteva non ospitare gare casalinghe, soprattutto no. L'Ischia aveva bisogno di una squadra, al di là che della categoria, è vero, si riparte dalla prima categoria, si è tentato tutto per farla dalla promozione, però è andata così, non fa niente, si riparte da zero, si riparte con un progetto fatto da molti giovani isolani, ma anche qualcun ex, se vogliamo dire, che ha una certa età abbastanza grande, quindi va bene così. Io ho visto, ti ripeto, ho visto qualche un po' di spezzone di partita all'Accameno e devo dire la verità, per essere una coppa di prima categoria in un derby, veramente ho rivisto il tifo che non vedevo da anni, credimi. È un tifo che... erano quasi 200 persone presenti allo stadio, tra i tifosi di casa e i tifosi ospiti. E rivedere tutto quel pubblico, quei ragazzi, incitare la propria squadra, sentirsi proprio l'isola, perché lo stesso Ciro Curci ha dichiarato chi indossa questa maglia dovrà capire il motivo. L'intervista a Ciro Curci la mandiamo adesso. Io quello che volevo ricordare è che erano 3-4 anni in effetti con l'Ischia che andò ad allenarsi a Napoli in Lega Pro, che si è perso il rapporto, il cordone ombelicale tra il territorio e la squadra. Quindi Vichi Di Bello tagliò quel cordone ombelicale, oggi i tifosi lo hanno ricongiunto. Sentiamo appunto l'intervista a Ciro Curci. Ciro, parte il progetto e tu vesti il ruolo di presidente della San Gennarese. Diciamo che è stata una scelta di cuore perché, come ho detto prima, era giunta l'ora che noi dovevamo scendere in campo e di prenderci le nostre responsabilità, e l'abbiamo fatto perché proprio il cuore ha dettato ciò, il cuore ha detto che non era possibile che si facesse morire il calcio a Ischia. E quindi nel corso degli anni abbiamo raggiunto una certa maturità e ad oggi, diciamo qualche mese fa, abbiamo pensato di responsabilizzarci anche sotto questo aspetto. Logicamente, come ho detto prima, noi siamo tifosi e resteremo tali perché non è nostro compito essere dirigenti societari, perché noi, io e tutti gli amici veniamo da tutt'altra scuola, nel senso che la domenica noi siamo, e durante la settimana siamo abituati ad essere tifosi, e quindi quelli siamo, però ci stiamo mettendo l'anima, tanti sacrifici, tantissimo tempo, ci stiamo dando tutto quello che possiamo dare per far sì che questo progetto sia partito e adesso vada avanti. In effetti avete preso il titolo della San Gennarese, qualche problema, si pensava prima alla promozione, poi alla prima categoria, però va detto, tante persone avete ritrovato al vostro fianco.
Questo sì, diciamo come ho detto poc'anzi, siamo tifosi e quindi abbiamo fatto qualche errore, come ne faremo in futuro, cercheremo di farne quanto meno possibili, però se vengono fatti in buona fede, questo sicuramente. Un progetto che punta a cosa per quest'anno? Ma diciamo che il nostro progetto punta, ecco, proprio alla rinascita. La rinascita è la prima cosa più importante, che si ritorni a parlare dell'Ischia Calcio, è quello che sta succedendo e quindi già è un grande obiettivo. Far ritornare l'entusiasmo intorno all'Ischia, e quello pian piano anche ci stiamo riuscendo, perché la gente, i tifosi, anche i semplici sportivi stanno capendo quello che noi stiamo facendo. Quindi il progetto è quello, ecco, di ripartire anche da una bassa categoria, di far tornare la gente allo stadio, e sperando che la squadra ci possa dare delle soddisfazioni anche da quest'anno. Allora, bella l'intervista a Ciro Curci. Va detto, Daniele, di solito i tifosi aspettano la squadra, visto che la squadra non è arrivata se la sono fatti loro. È qualcosa di bello che va applaudito. Sì, è una cosa che va applaudita. Adesso viene il difficile. Io sono sempre del parere che la prima cosa è una società, e da questo punto di vista vanno anche costruite delle competenze, perché l'entusiasmo, la passione, il tempo... C'è Enrico Scotti che sta coordinando molto bene. Non metto in dubbio il coordinamento di Scotti, però questo è un dato di fatto prioritario. Le competenze per chi lavora in società vanno in questo caso realizzate, non dico in tempi brevi, ma a passo spedito, perché ci sono dei ruoli chiave che non possono assolutamente venire fuori dal nulla. Prima di tutto viene la società. La società non è solo mettere i soldi su un tavolo, non è solo il contarsi, è anche e soprattutto avere competenze, che sono quelle amministrativo, contabili, tecniche, per poter fare scelte, gestire fondi, saper preventivare, sapersi prospettare, che a volte si può anche non vincere, ma costruire qualcosa di importante, e sulla base di una società solida e competente i risultati del campo poi sono una diretta conseguenza. Ok, con queste tue parole chiudiamo la nostra trasmissione. Io ringrazio tutti voi. Simone, grazie per essere con noi. Gerardo, grazie e in bocca al lupo per la tua squadra. Daniele, grazie e in bocca al lupo per la tua attività, soprattutto sportiva. Chiudiamo qui la nostra trasmissione. Appuntamento per tutti a lunedì prossimo con A Bordo Campo.